Salve e ben ritrovati. Oggi voglio porre l'attenzione su un argomento molto importante e molto interessante, specialmente per i concorsisti, ossia la riforma dei concorsi pubblici, ponendo una particolare attenzione sulle principali novità. Partirei come sempre dagli estremi normativi di riferimento, ossia il recentissimo DPR 82 del 2023, datato il 16 giugno del 2023, pubblicato il 29 giugno sempre del 2023, che entrerà in vigore a partire dal 14 di luglio 2023, ossia tra pochissimi giorni. Le principali novità. Vorrei porre l'attenzione su quelle che ho considerato come principali novità e quindi le novità più importanti di questo DPR. Innanzitutto il riferimento all'INPA, che diventa l'unico portale, quindi l'unica piattaforma, sia per le candidature e sia per le pubblicazioni delle prove, quindi delle prove relative alle candidature dei concorsi. L'unico limite che viene imposto è quello appunto di pubblicare lo svolgimento delle prove almeno 15 giorni prima rispetto alla data. Dopodiché abbiamo un ampliamento circa la possibilità di accesso ai concorsi, soprattutto per categorie di soggetti quali coloro che godono di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo e sia per coloro che godono dello status di rifugiato. Inoltre, per quanto riguarda le riserve nei bandi, saranno inseriti come riservisti coloro che sono figli di medici, infermieri o personale familiare sanitario che purtroppo sono deceduti a causa del Covid. Inoltre, per quanto riguarda le validità delle graduatorie finali di merito, abbiamo un periodo, ossia il periodo di validità delle stesse, per pari a 2 anni, 24 mesi. Il limite di età per la partecipazione di norma dovrebbe essere abolito, salvo rimanere una possibilità di decisione da parte dell'ente di riferimento, quindi salvo una diversa decisione dell'ente di riferimento che ha deciso di bandire il concorso. Dopodiché abbiamo dei correttivi legati appunto alle categorie di coloro che parteciperanno alle prove concorsuali, ossia coloro che sono affetti da DSA, quindi disturbi specifici di apprendimento, avranno appunto delle cosiddette, fra virgolette, agevolazioni o comunque delle tempistiche diverse rispetto agli altri partecipanti, quindi rispetto agli altri concorrenti, così come la grande novità che andrà a riguardare soprattutto le donne in allattamento o in stato di gravidanza. Dopodiché, finalmente abbiamo trovato un iter di conclusione per quanto riguarda le prove concorsuali. Ossia, le prove devono avere un periodo massimo di svolgimento pari a 6 mesi, quindi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando. Vi sarà appunto il Dipartimento della Funzione Pubblica che avrà un ruolo di monitoraggio sul rispetto delle procedure che vi ho appena elencato. Queste sono, dal mio punto di vista, le principali novità per quanto riguarda questo tema. E spero di essere stato d'aiuto per coloro che hanno dei dubbi, soprattutto per coloro che attualmente svolgono i concorsi o comunque sia, iniziano a partecipare ai concorsi, essendo appunto questa riforma molto importante, molto significativa e soprattutto una rivoluzione copernicana per quanto riguarda questa materia. Con questo è tutto, al prossimo intervento, un caro saluto, Marco Orlandi.